Allora, un derby tra amici, insomma, sempre divertente. Sì, ci siamo divertiti, anche se abbiamo preso un po' di gol, ma ne abbiamo anche fatti questa sera. Quanto è finito il risultato? 9-6 mi pare, a un certo punto abbiamo perso anche il conto. Vabbè, stavolta il Genoa ha perso, però insomma. Sì, vabbè, comunque è stata divertente come partita, a parte il freddo, però ci siamo divertiti. Fare gol al Doria è sempre spettacolare, sicuramente. Oggi purtroppo il vento e l'arbitro hanno fatto la partita, e come al solito quando siamo andati contro vento si è alzata la bufera e quindi loro hanno potuto godere di queste pochezze, anche perché i veri derby si vincono in altri stadi. Ma nello spogliatoio del Genoa si appannava la telecamera, come mai? Sai perché? Perché loro sono più grassi e quindi sudano di più, allora ti fa quel problema lì. Siccome è tutta la partita che hanno rincorso solamente, possono solo che sudare e patirci. Il vostro sudore invece ha scaturito una vittoria. Non ce l'abbiamo noi sudore, abbiamo dei ragazzi giovani qui e non sudiamo mai. Questo soprattutto quando giochiamo contro il Genoa. Questo derby infatti l'ha vinto la Samp. La squadra più forte. Ah, perché all'inizio gliel'abbiamo fatto un po' credere, poi comunque con quelle maglie lì è impossibile che vincano, quindi anche qualche... è impossibile non vincere. Ma stasera sì, direi sono inguardabile andante. Poco impegnato dai tiri, insomma. Sì, poco impegnato, ma hanno salvato i difensori, i pali e il vento soprattutto. Cioè, il vizio di far gol al Genoa non si perde mai, insomma, col passare degli anni. Non mi riesce di perdere un derby neanche a 5, a 7, a 11. Forse quest'anno era meglio se avesse giocato anche in quello vero. Un quarto d'ora potevo farlo.